Proseguiamo ora questo breve tour virtuale della Villa Altieri all'interno della collezione musealizzata. Nell'androne sono state collocate alcune sculture di età medievale e moderna, alcune delle quali realizzate appositamente per la decorazione dei giardini della villa. Enigmatico un busto maggiore del vero, raffigurante un imperatore con mantello e corazza, riprodotto in atteggiamento solenne e ieratico che consente, per alcune caratteristiche del volto e la pettinatura della frangia, un blando accostamento con la serie iconografica dell'imperatore Augusto. In realtà si tratta di un'opera moderna, originariamente ubicata nel giardino antistante la facciata della villa, forse realizzata appositamente per la sua decorazione. Anche questa scultura, raffigurante un uomo di età matura seduto su uno scranno, ci appare non meno indecifrabile della precedente. La figura virile, vestita di una lunga tunica e un mantello, presenta nel volto i tratti dell'età avanzata, con una capigliatura caratterizzata da lunghe ciocche ondulate, sormontata da una corona. La scultura, di cui non si conoscono la precisa provenienza e l'ambito di committenza, raffigura forse un funzionario o un dignitario ed è stata attribuita, pur con qualche incertezza, ad un contesto di XIV o XV secolo d.C. Per l'ornamento di una fontana potrebbe essere stata realizzata questa figura femminile, purtroppo molto rimaneggiata. Disposta su una base rocciosa, riecheggia sia i modelli delle figure sdraiate su cline, molto diffusi in ambito funerario, che le figure di fiumi e ninfe, e ben si adatta alla decorazione del giardino antistante la villa. La grande loggia, in origine interamente aperta e comunicante senza soluzione di continuità con il giardino segreto, ospita invece sculture di età romana imperiale, alcune delle quali sono dei veri e propri pastiche, opere assemblate con elementi antichi e moderni. Molti di questi pezzi e tanti altri ora dispersi erano destinati alla decorazione esterna della villa, come ad esempio l'altana, le fontane laterali, le passeggiate. Proprio sull'altana era collocata questa statua di Asclepio, il dio della medicina. In questa replica, anch'essa molto restaurata e variamente assemblata, mancante del serpente sacro. Vestito di un mantello che si avvolge intorno al torso con una spira voluminosa e ricade sino ai piedi calzati di sandali con sinuose pieghe, presenta una barba fluente e una folta capigliatura, secondo modelli iconografici che rimandano agli inizi del III secolo d.C. Il bastone su cui si avvolgono le spire di un serpente è invece raffigurato su un'altra statua, questa volta cefala, tradizionalmente identificata con Igea, la dea della salute, associata proprio al culto di Asclepio. La figura, vestita di una lunga tunica manicata e di un mantello, è stata riassemblata da vari frammenti, forse non tutti pertinenti. L'esame stilistico suggerisce una datazione compresa entro la fine del II o, al massimo, gli inizi del III secolo d.C. L'originaria collocazione sull'altana spiega, invece, le cattive condizioni di conservazione, oltre che i maldestri restauri operati nei secoli scorsi, di questa statua virile, raffigurante un personaggio in abiti militari, vestito di tunica, mantello e di una corazza liscia, che termina con le caratteristiche fasce di cuoio frangiate. Risaltano particolarmente l'accostamento della testa non pertinente, ora del tutto corrosa, e il restauro alquanto arbitrario della gamba destra. L'esemplare può datarsi intorno alla metà del I secolo d.C. Questa statua femminile panneggiata, originariamente collocata su una delle fontane laterali, rappresenta invece Flora, la dea romana della fioritura primaverile. Abbigliata con un lungo chitone e il mantello avvolto intorno al braccio sinistro e tenuto sul fianco dalla mano destra. La statua è una replica piuttosto fedele della cosiddetta flora farnese del Museo Nazionale di Napoli,
ma alcuni particolari inducono ad ipotizzare, anche in virtù della sua originaria destinazione ornamentale, che si tratti di una riproduzione moderna. Di pregevole esecuzione, anche se molto rimaneggiata, questa Atena, dea guerriera e protettrice delle arti, assimilata alla romana Minerva, è rappresentata secondo un tipo iconografico assai diffuso, risalente alla fine del V secolo a.C. e noto da numerose repliche di età romana. Molto fedele all'originale di riferimento, per la raffinatezza del panneggio può datarsi alla prima metà del II secolo d.C. In una ambientazione bucolica come quella dei giardini della Villa Altieri, non potevano mancare le muse. Due di esse erano collocate sull'altana come Euterpe, la musa della musica e della poesia lirica, riconoscibile per l'attributo del flauto tenuto nella mano destra. Più problematica, invece, è l'identificazione della seconda, un esemplare molto rimaneggiato, il cui tipo iconografico potrebbe ricondurre a Talia, la musa della commedia. Fra i numerosi frammenti di statue e di altre sculture, vale la pena di menzionare alcuni elementi di decorazione architettonica e un bel frammento di sarcofago del tipo a tinozza con leoni angolari che sbranano cinghiali, databile verso la fine del III secolo. Una menzione approfondita meriterebbe la collezione epigrafica, in origine molto cospicua, per la quale si segnalano in questa breve carrellata due aree funerarie. La prima, quella del liberto e membro di un collegium, Gaio Giulio Fausto, decorata con bucrani angolari e festone centrale. La seconda, quella dedicata dal liberto imperiale III, tabularius del summum coragium, ossia un impiegato del magazzino che si occupava della conservazione dell'istrumento scenico, dei materiali, dei macchinari, degli apparati e dei costumi utilizzati nelle rappresentazioni dell'anfiteatro Flavio. Come in altre aree funerarie della stessa collezione, sui lati corti sono ben visibili i simboli sacrificali dell'Urceus e della Patera, il vaso monanzato e la bassa scodella utilizzati per effettuare libagioni e offerte durante le commemorazioni dei defunti. Una piccola raccolta, dunque, quella di Villa Altieri, spogliata nel tempo dei suoi elementi più prestigiosi, ma attraverso la quale è possibile ancora oggi ricostruire una storia complessa e articolata, e quindi non meno affascinante.